una novità? Nuovo. A che cosa si contrappone? A niente. Non ha un contrapposto. Antico. No, l'opposto di antico è recente a casa mia. Vecchio. No, l'opposto di vecchio è giovane a casa mia. Quindi nuovo non si oppone ad antico e non si oppone a vecchio. A che cosa si oppone nuovo? A niente. Non si oppone a niente. Quindi, quando parliamo di vita nuova, che non è la vita nuova titolo dell'opera di Dante, perché se Dante intitola così la sua opera, perché da credente sapeva che la vita cristiana è la vita nuova, no? La vita nuova. Perché si chiama vita nuova? Perché Nuovo Testamento? Novum non si oppone ad antico e non si oppone a vecchio. Nuovo propriamente parlando vuol dire l'adesso, adesso, nunc. Il nun dei greci vuol dire adesso. Allora l'adesso si contrappone al prima? No. È il dopo che si contrappone al prima. Prima e dopo, non prima e adesso. Prima e dopo. L'adesso non ha una contrapposizione. Perché? Perché anche quel prima era un adesso. Anche quel dopo sarà un adesso. L'adesso è la consistenza della vita, della temporalità. Dunque, l'adesso, no? Allora, il modo con il quale San Tommaso dà la sua esegesi, che non è riduzionistica come quella moderna, che si riduce effettivamente a inquadrare la parola di Dio in quanto parola. Per cui la lettera agli Efesini l'ha scritta San Paolo o qualcuno della sua cerchia? È un bel problema. Dal punto di vista teologico è e chi se ne frega. Perché anche quando ho detto dalla lettera agli Efesini, alla fine cosa dico? Parola di Dio o parola di non so chi, se San Paolo o qualcuno della sua cerchia? Parola di Dio. Quindi se io la interpreto come parola di Dio, mi dice a me cosa mi interessa la scritta San Paolo A, B, C, se c'è aggiunto un pezzo, l'ha aggiunto un altro, questo di mio pugno, così quell'altro chi l'ha scritto? Se c'è scritto parola di Dio ed è garanzia da parte del Magistero per la tradizione, tu la interpreti come parola di Dio. Dio è nel tempo? No, Dio è l'eternità. L'eternità quando è? Adesso. E dopo? Adesso. E prima? Adesso. Si chiama nunc permanens. Allora, dico, il modo con cui San Tommaso legge, e quindi, vi dicevo, fa un'esplorazione profonda perché vedi i legami del Nuovo Testamento o comunque della scrittura e della parola di Dio, è dentro il nuovo che è l'adesso. E se io traduco l'espressione italiana adesso in latino viene ad ipsum. Ad esso in latino viene ad ipsum, cioè è sempre rivolto ad ipsum, ad Deum. Se io mi rivolgo ad Deum, che è l'eternità, tutto viene visto sub specie eternitatis. Adesso, 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 adesso. Si diventa vecchi? No.